la famosa bottiglia di gazzosa, che adesso anche questa non si fa più, e che aveva dentro una pallina di vetro. Questo oggetto aveva una gomma in alto, si metteva dentro il liquido, la bevanda, e questo gas spingeva la pallina contro la gomma, per cui la chiusura era automatica. La forma poi di questa strozzatura, di queste strozzature del collo della gazzosa, permetteva di trattenere la pallina vicino all'apertura e di non farla uscire quando si versava, perché toccava in due punti che sporgevano all'interno. Per aprirla bastava fare una piccola pressione, maggiore di quella della pressione del gas, e la bottiglia si apriva.